Presenze turistico in forte calo, una flessione del 20-30% nelle valli e ai laghi. Le prospettive per il mese di agosto, paragonando i dati dei mesi di giugno e luglio, per ora non sembrano rosee, anzi si parla di un'estate sottotono. Ma per capire meglio qual è la situazione, con noi al telefono Giovanni Zambonelli, presidente del gruppo albergatori dell'ASCOM. La crisi si sta facendo sentire un po' ovunque? Assolutamente sì, questi dati ormai sono dati consolidati e che presumo ci, purtroppo ci accompagneranno per tutta la stagione. Il lato negativo è stato soprattutto l'inizio della stagione, quindi il mese di giugno e anche l'inizio di luglio, condizionato fortemente dal cattivo tempo e al quale poi si è aggiunta anche una situazione economica pesante che ha portato poi a questa situazione di presenze in netto calo e che purtroppo non potranno più essere recuperate. Taglia ai prezzi di listino e offerte per i soggiorni sono già state introdotte dagli albergatori da alcuni anni. Il taglio è già stato effettuato già negli ultimi anni, visto che nonostante l'inflazione i prezzi sono mantenuti stabili, ma non solo, oltre a una situazione di prezzi stabili, abbiamo anche ulteriormente incrementato i servizi, quindi a parità di prezzo, servizi sempre più competitivi, più all'altezza delle aspettative del cliente, che è sempre, sempre più esigente. La crisi del settore turistico ricettivo è preoccupante, ma in provincia si colgono alcune differenze. In questo momento sicuramente la montagna che è più condizionata dal cattivo tempo, in forma leggermente minore il lacustre, ma entrambi sono sicuramente in sofferenza in questo momento. Nonostante una stagione negativa, gli albergatori però continuano ad investire. Proprio perché sono i primi che credono nella propria attività, nel loro lavoro, soprattutto nel loro territorio. E sotto questo aspetto vorrei segnalare tutto quanto stanno facendo i miei colleghi, soprattutto di montagna, i quali stanno sistematicamente investendo per innalzare la qualità delle loro strutture, nonché investendo anche in partecipazione nelle società di impianti, negli impianti di risalita, proprio perché quello è lo strumento chiave per poter tenere vivo il territorio e le loro attività.